pensato che, di dare più solennità al primo incontro se affrontavamo un tema di grande portata, direi di portata vitale, è proprio il caso di dirlo, che è quello dell'alimentazione nel mondo. Ed era l'opportunità, era il fatto che il 17 di ottobre c'è la giornata mondiale dell'alimentazione, si celebra a Roma perché le tre grandi agenzie dell'ONU che si occupano di questi temi sono a Roma, e quindi abbiamo pensato di unire questo. La nostra città sottolinea quella che è una situazione di estrema emergenza. Il Corno d'Africa oggi è l'area geografica più esposta a livello planetario rispetto ai rischi della fame, della povertà e rispetto veramente a una situazione di vera e propria carestia. Quindi da questo punto di vista tutto il mondo si deve mobilitare prima che l'emergenza esploda oltre ogni limite. Dobbiamo riuscire in qualche modo a essere intempestivamente presenti in questa situazione. Partirà un numero, è partito questa mattina, durerà fino a domenica, un numero attraverso il quale si può raccogliere ogni telefonata 2 euro con tutti gli operatori di rete mobile e fissa, quindi facendo sia una telefonata col numero fisso sia con un sms con il cellulare. Il numero è 45503 e credo che sia un dovere di tutti quello di mettersi una mano sul cuore e l'altra sul portafoglio e cercare di dare una mano concreta a chi sta peggio di noi. In qualunque hotel africano si fa colazione con latte condensato, Nescafè, burro danese, marmellate europee piene di coloranti. I prodotti tradizionali delle comunità sono considerati poveri, addirittura non sicuri dal punto di vista igienico, nessuno li valorizza. Gli aggiornamenti per superare la crisi economica e finanziaria che si stanno facendo adesso mancano di un pilastro fondamentale. Gli obiettivi dell'Expo, da quando è nato, quindi 1851 Londra, sono stati l'educazione delle genti e aprire una finestra sul futuro. Allora, non è detto che noi convinceremo gli orientali e i cinesi che se continuano a mangiare tanta carne, perché interpretano la carne come elemento di successo, creeranno generazioni di diabetici, ma che lo sappiano. Mi sembra che ci sia bisogno di una riflessione un po' più approfondita sul tipo di modello di sviluppo che noi ci siamo immaginati, perché da un lato ci siamo sempre immaginati che lì c'erano dei paesi in via di sviluppo, da un lato abbiamo pensato che bisognava portare fondi e tecnologie nei modi più differenti per fare sviluppo, e oggi ci rendiamo conto che quei paesi sono addirittura regrediti rispetto a quelle che erano le loro potenzialità iniziali, per cui mi trovo abbastanza in linea con quanto diceva Petrini rispetto all'analisi.